Ebbene sì, voglio rifare il video su Barrier, il vecchio video è diventato privato perché faceva abbastanza schifo. Quindi oggi riparliamo di questo progetto, che comunque funziona molto bene. È al momento un pochino... è stato cancellato per Mac al momento. Risulta un pochino infermo perché sostanzialmente c'erano dei problemi. Però funziona ancora su Linux e su Windows, quindi, e anche tramite Snap Studio, nel senso che c'è come Snap. Se avete un sistema che supporta Snap lo potete utilizzare. Qua c'è spiegato tutto, spiega quali distro sono aggiornate allo stato dell'arte, tra cui Arch Linux, Debian e Devuan, pure Unstable, l'ultima versione, Manjaro, sia dal primo all'ultimo, sostanzialmente anche la loop di cosa di OpenSUSE e anche la Thunderweed, che comunque è la versione stabile. Parabola, essendo una copia di Arch, ha comunque tutto di sopra, quindi ha aggiornato pure lui. Pure su Ubuntu potrete usare l'ultima versione. Qua ci sono le mail dello staff a cui potete rivolgervi in caso di problemi, e sostanzialmente vi trovate anche abbastanza a posto, perché è facile da configurare, ha delle interfacce molto comode. Infatti, se noi andiamo qua su immagini Barrier Linux, vi uscirà un'interfaccia molto molto pratica che avrete sicuro visto su altri applicativi, e comunque è questa qui. Qua infatti questa testata, questo blog online, ha riportato l'articoletto, vi permette comunque di startarlo in automatico, potete creare un processo di systemd che lo faccia avviare così. Vi consiglio di mettere un IP statico o comunque prenotato sulle vostre macchine, così da evitare eventuali problemi, come vi mostro anche qui. Comunque la chiave usa SSL fingerprint per ricordarsi, comunque per garantire che quelle due macchine siano davvero quelle. Fa tutta una serie di cose molto interessanti, tra l'altro alle volte funziona anche il sistema automatico per riuscire a syncarle senza dover cercare a mano con l'IP la rete. Perché vedete autoconf vuol dire che sostanzialmente alcune volte lo piglia anche da sé, però non è scontato. Questo progetto è un open source, vi lascio tutti i link in descrizione, vi lascio il link anche dell'articolo che ho fatto per InForge. Vi dico che onestamente se ne ha parlato anche Marco Spox nel 2018, è un software comunque che tu puoi utilizzare senza problemi, però occhio, per il gaming non va bene. Non va bene assolutamente, per il semplice motivo che le latenze presenti nella tua rete di casa, a meno che non hai tutto cablato in fast ethernet, non sono proprio il massimo della vita. Quindi, occhio, funziona sia in wireless che con via cavo. Se siete via cavo va meglio. Funziona in rete LAN interna, non esterna, quindi non potete usarla giustamente per controllare le macchine in remoto, la potete usare soltanto all'interno della vostra stessa rete. Queste sono le sue limitazioni, tenetele in considerazione, vi lascio tutti i link in descrizione, alla prossima, ciao!